I fiori abitano il pianeta da oltre 170 milioni di anni ed è solo negli ultimi 2 centesimi della loro incredibile evoluzione che hanno visto l'uomo calpestarli. Hanno seguito la deriva dei continenti quando il mondo non era ancora come lo conosciamo oggi. Apparentemente piccoli e fragili, sono sopravvissuti a estinzioni e glaciazioni. Nel corso delle generazioni hanno affrontato viaggi incredibili e per spostarsi hanno chiesto aiuto agli elementi della natura e alle altre forme di vita. I loro semi e i loro frutti si sono fatti leggeri per essere soffiati lontano dal vento, galleggianti, per essere trascinati a valle dall'acqua, ispidi, per rimanere attaccati al pelo degli animali o commestibili, per essere raccolti e trasportati dall'uomo. Sono riusciti a colonizzare le zone più estreme del globo. I nostri sensi di uomini si sono evoluti anche grazie a loro, tant'è che i primi primati, da cui deriviamo, hanno sviluppato una vista a colori proprio per riuscire a distinguere i frutti dei vari fiori e poter cogliere i più maturi. Ma nonostante questo, i nostri sensi non bastano a percepire ed apprezzare le meraviglie di queste creature affascinanti ed incredibili. I loro colori sono veri e propri messaggi e le molecole dei loro profumi sono parole. Gli odori che sprigionano suscitano emozioni all'uomo e parlano agli insetti. Quello dei fiori è un piccolo ma immenso patrimonio da scoprire e conoscere, apprezzare e rispettare. I botanici nel mondo hanno classificato quasi 400.000 specie di fiori. Di queste, un ricco compendio è custodito nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Come pennellate di una tavolozza variopinta, vestono i prati e i pascoli, le ghiaie e le rupi, i boschi e le forre, e aspettano il tuo sguardo per donargli meraviglia.